Rosaria Iazzetta, oggi a Palagiano, nella scuola media Papa Giovanni XXIII. Salve, sì, sono Rosaria Iazzetta, 34 anni e napoletana. Esattamente non abito ai confini con Scampia, il quartiere che più o meno tutti conoscono e che probabilmente in ogni città italiana c'è una Scampia. Sono un artista, mi occupo di scultura e fotografia, mi sono specializzata in scultura in ferro a Tokyo e quindi ho vinto la borsa di studio del governo giapponese e del ministro degli affari esteri italiano e sono rimasta a Tokyo per 5 anni. Nel 2005 sono rientrata in Italia. Dal gennaio 2010 sono docente di scultura all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e da quando sono rientrata in Italia ho sentito che fosse necessario dover parlare di tutto quello che succede affacciandomi dalla finestra. Un artista non può non tenere conto di queste verità, di quello che ti succede attorno. E ho capito che forse nei territori dove io sono cresciuta probabilmente la creatività è qualcosa che non si può dimenticare, che non si può sottovalutare, ma anzi può essere una risorsa per combattere dei sistemi criminali, dei sistemi di corruzione, dei sistemi dove vengono annientati i desideri di bellezza, i sogni di verità e il desiderio di condivisione. Allora mi è sembrato inevitabile non portare questo desiderio di cambiamento, visto che avevo vissuto in un posto dove la considerazione umana è incredibilmente alta. Quanto portare questo senso di umanità anche dalle nostre parti. E quindi ho iniziato ad impegnarmi attivamente nel sociale. Quindi ho iniziato dal 2008 una serie di progetti che fossero a sostegno della legalità. Ho utilizzato la fotografia per poter raccontare e utilizzare immagini fotografiche diverse per poter sottolineare quello che quotidianamente subiamo con il sopruso. Da lì ho iniziato parallelamente, visto che la mia specializzazione è la scultura in ferro, di poter lavorare a delle strutture, a delle forme che in qualche modo potessero tagliare queste dipendenze con il sopruso. Non a caso a marzo di quest'anno, del 2011, nella mia personale ho realizzato un testo che potrei dire è il risultato di un lavoro di 2 anni, dove ho raccolto 150 testimonianze di persone che hanno subito sopruso e il testo termina con 10 testimonianze invece di persone che hanno combattuto il sopruso e che quindi l'hanno vinto. Tutto il testo raccoglie anche degli scatti fotografici che ho realizzato. Gli scatti fotografici rappresentano appunto l'interpretazione del sopruso all'interno appunto di tutto quello che noi quotidianamente viviamo, quindi di tutta la nostra esistenza, quindi la libertà, la bellezza che siamo costretti a non vivere per colpa del sopruso. E quindi con questo testo ho voluto sottolineare tutto quello che in realtà ci stiamo perdendo. Il testo si chiama La mala tolleranza, appunto perché non fa bene tollerare qualcosa che è di male. E il sottotitolo è La felicità vince quando la speranza e la coscienza smettono di essere latitanti. Il senso appunto è che di non dover abbassare la testa, perché per colpa di quei pochi stiamo rinunciando alla bellezza. È l'unica cosa che può invece salvare dei posti così straordinari come i nostri è soltanto il sostegno alla bellezza. E grazie alla creatività questo può essere un modo per farlo. Grazie. Parlava prima di un suo sito internet. Sì, online, se si clicca su Google Rosaria Iazzetta ci sono tutta una serie di eventi e di circostanze che ho realizzato negli ultimi anni, ma online è facile trovare anche il sito web, quindi www.rosariaiazzetta.com.
può definire il sorpluso? Il sorpluso per me non ha forma, è talmente grande che lo posso paragonare ad una bombola di gas che da un momento all'altro può esplodere e rovinare tutti i desideri e sogni che ci siamo costruiti. Quindi credo che secondo me bisogna arginare il fenomeno soltanto con la bellezza. Io credo che questo può essere un approccio soprattutto anche per i giovani, per i giovanissimi, trovare una modalità diversa per competere e per contrastare questo problema. Vi ascolto e di riflessione molto importante per tutti, per giovani e adulti, perché a conclusione dello svolgimento di questo PON che abbiamo realizzato durante questo anno scolastico, legalità, punto interrogativo, sì, grazie, grazie anche ai buoni auspici e agli interventi del dottor Grillo, che è stato l'esperto e che ringrazio per il suo intervento, vedendo anche il feeling che si è creato con i ragazzi. E dicevo, a conclusione di questo PON, per il quale devo ringraziare anche la professoressa Gigante, che ha svolto le funzioni di tutor di tutta l'attività, abbiamo pensato di accogliere il suggerimento del dottor Grillo e di avere con noi un testimonial di eccezione. Qui alla mia destra abbiamo la presenza grandissima di Rosaria Iazzetta, alla quale vi prego di rivolgere un caloroso applauso. Dispiaceva, ma questo poi ha avuto un tornaconto, nel senso che tutte le persone però già avevano visto che lì c'era la parola camorra, e quando non c'era più ha dimostrato che allora effettivamente c'era la camorra, che veramente esisteva e che veramente si offende ancora di queste cose. Quindi noi napoletani ci siamo sentiti più forti e uniti nel voler combattere questa cosa che non ci dà la felicità, non ci fa stare. Nonostante l'abbia sconvolta, non le ha fatto dire rinuncio. Beh, come dire, di grande episodio non ne ho mai ricevuto nessuno, però quotidianamente conosco di soprusi che vengono fatti ai miei chiari, ai miei amici. Ecco perché poi è nata la volontà di poter scrivere questo libro, cioè di raccogliere dopo 2 anni di lavoro testimonianze di persone che rinunciano a qualcosa, prima di trovare l'editore che lo pubblicasse, prima di decidere che fosse pubblicato. Quando mi ho messo tutto insieme ho avuto lo sconforto, ho pensato conviene non farlo, le persone si demolarizzano, cioè staranno ancora più male e non avranno nemmeno più voglia di vivere, se ne andranno da Napoli. E invece qualcosa dentro mi ha fatto pensare che invece dovevo sostenere questa cosa dicendo la verità, conoscendola. Poi si ha la voglia di combatterla, si ha la voglia di desiderare un mondo migliore, capito? Quindi ho avuto lo sconforto, forse quotidianamente mi viene voglia di andare, avendo vissuto anche all'estero, sarebbe più semplice andare via, no? Girare le spalle. Però eppure c'è qualcosa dentro che ti dice che invece questa verità è importantissima. Io non ho occasione di avere figli, almeno per adesso, e mi metto nei vostri panni, che se anche uno grande che dove invece di darvi esempio se ne va, forse questa cosa non è bella, e invece per darvi coraggio mi fa piacere essere qua a combattere. Quando è lontana dalla sua terra, cosa le manca di più? Il fatto, io ho vissuto all'estero, per esempio oltre al Giappone sono stata in Australia, sono stata in Inghilterra per un po' di anni, e quello che mi mancava di più era la complicità, il fatto di sorridersi anche senza conoscersi. Questa è una cosa straordinaria che forse anche al sud la stiamo perdendo, però questa era una cosa che in altri posti del mondo già non c'è più. E poi mi mancavano anche i problemi. Cioè, mi spiego, in certi posti dove sembra tutto perfetto,
alcune volte pare che ti impigrisci, invece il fatto di dover combattere per aspettarti di risolvere dei problemi, questo ti fa sentire anche più energetica, quindi voglio dire, anche problemi, tra virgolette, erano quelli che mi mancavano, o almeno fare qualcosa di incredibilmente profondo, non soltanto superficiale, perché da noi tutto si sente di più, sia il bene che il male. Negli altri posti si sentono le cose, ma non così a fondo. Gli adolescenti di Scampia, in una realtà così difficile, da chi o da cosa prendono i valori sì. della vita? Dopo però mi canti la canzone. Allora, per esempio, un esempio sbagliato secondo me è stato l'umore, il film, non so se voi l'avete visto. Perché i ragazzi, molti di questi attori erano veramente dei boss, cioè delle persone che avevano fatto nella vita veramente cose brutte. Quindi quando hanno visto che queste persone poi erano diventate anche attori, questa cosa è stata sbagliatissima, perché loro hanno pensato, beh, allora se faccio il figo con la malavita posso anche diventare un attore. Quindi questo è stato un esempio sbagliato, secondo me. Esempi giusti, quotidianamente loro li hanno, che c'è una... stranamente in questi posti dove c'è tanta bruttezza c'è però tanta solidarietà, cioè ci sono tante associazioni, ci sono tante persone partendo da preti, da professori, da sociologi, da psicologi, tutte queste persone che quotidianamente stanno lì anche a lavorare gratis alcune volte, tra virgolette, per poter sostenere questa energia, questa forza, perché stranamente in questi posti, anche se c'è tanta bruttezza, per esempio il maggior numero di laureati in ingegneria viene da Scampia, il maggior numero di laureati in economia e scienze politiche vengono da Scampia, proprio perché quando loro da giovani hanno a che fare con questa realtà così drammatica, c'è più voglia di riscattarti, no? C'è più voglia di dire no, io voglio fare qualcosa nella mia vita e cambiare. Qual è la foto o l'opera a cui è particolarmente legata? Beh, negli ultimi tempi ne ho fatte veramente tante, infatti poi sono tutte raccolte nel libro. La foto che sono particolarmente legata potrebbe essere io, che sono vestita con degli indumenti leggeri, ho fatto una foto all'interno di un tipo una stalla e c'erano dei capretti, dei piccoli capretti. Ho preso uno di questo capretto, ovviamente erano tutti vivi, ovviamente non ho ucciso nessun capretto, ho preso uno di questi capretti e l'ho sistemato all'interno di un, diciamo così, di un contenitore con delle patate. Il mio senso, quello che volevo rappresentare era che, e poi avevo anche un biberò in una mano, il senso era che non si può uccidere quello che invece ami, quindi questo nei confronti della propria città. Se tu sostieni veramente l'amore, se tu desideri veramente che questa città migliori, in questo caso Napoli, non puoi decidere a un certo punto di ucciderla. Quindi il senso era che se veramente dai da mangiare questo capretto, lo nutri, poi a un certo punto non puoi decidere di farlo fuori e mangiare. Visto che lei è stata in Giappone, che cosa ne hanno pensato di lei giapponesi? Mi sono messi le mani nei capelli. Allora, quello che hanno pensato... Quelli che hanno pensato di me hanno pensato che fossi, insomma fossi una persona normale, perché ho sempre amato la verità, e invece i giapponesi nella loro cultura la verità non esce mai fuori, cioè loro devono mantenere sempre uno stato di armonia, quindi la verità se la tengono dentro. Io invece ho sempre prediletto il contrario, cioè il fatto proprio anche venendo da Napoli, dove noi non abbiamo... Non abbiamo, per questo non abbiamo nemmeno protezioni, no? La nostra cosa che ci viene facile è dire la verità, è dire quello che pensiamo. Quindi forse quello che gli è rimasto impresso a loro, di me, credo che sia stata la determinazione. Seconda domanda, poco più di 10 giorni fa noi qui abbiamo ospitato Agnese Provo, che è venuta a parlarci di suo padre nella mattinata e nel pomeriggio di legalità e democrazia. Che cos'è peggio, la mafia, la camorra, l'andrangheta o il terrorismo politico?
oppure no? Beh, sono tutte e due incredibilmente tremende. Però io credo che il terrorismo politico ha un... lo posso giudicare molto più settoriale rispetto alla camorra. Cioè la camorra è talmente così vasta in vari settori, in varie situazioni, a tutti i livelli, anche ai vari livelli di classe sociale, che secondo me è ancora più tremenda del terrorismo. Intanto sono rimasta molto impressionata da questa immagine, cioè del messaggio che lei ha dato su queste grandi strutture di cemento. Però ho associato a questa immagine, a questi messaggi, la figura di un artista che adesso non mi viene in mente, però c'è l'immagine dell'urlo. Allora, quanto dopo questo messaggio dato da lei ha sentito queste urla silenziose, quanto hanno inviato un messaggio? Quindi dopo averle stallate, quanto? Sì. Allora, io credo di averle sentite prima, già le urla, e quindi di aver tentato di interpretarle, e dopo la gratitudine più grande è stata quando un signore anziano a Porta Capuana non sapeva che avessi fatto quelle installazioni, mi ha avvicinato e mi ha detto: signorina, qua vedete questo vuoto, prima c'era la parola camorra, lo sono venuti a tagliare, ma a noi ci fanno un baffo, tanto lo sapevamo che qua c'era, e hanno dimostrato che loro ci stanno. Quindi questa incredibile sensazione di aver lanciato un messaggio nella direzione di tutte quelle persone che non hanno la possibilità di poter gridare, cioè che probabilmente quotidianamente soffrono incredibilmente forte. A Pompei, per esempio, l'ultima sera che stavamo installando, c'era questo grandissimo banner proprio sul Palazzo di Giustizia, che anche quello è stato tolto. Si è affacciata una signora e ci ha dato dell'acqua da bere, avevamo iniziato a lavorare dalla mattina, erano le 9 di sera. E lei ci dice: io vi vengo a dare questo poco d'acqua sperando che gli altri non mi vedono, però perché volevo dirvi grazie. Perché voi... Allora, prima di tutto ringrazio io voi per avere l'occasione di essere qui, che sicuramente è per me occasione di crescita, quindi in primis preferisco ringraziare prima io voi. Io abito appunto in questo paesino che è proprio a confine con Scampia, quindi tutti i giorni, quotidianamente, io attraverso quei territori, sono territori che... forse si sente bene anche così. Sono dei territori che per quanto ci sia abbastanza verde, perché sono delle strade molto ampie, ci sono degli edifici altissimi, quindi si arrivano anche tipo a 15-20 piani, c'è da un lato però una grandissima concentrazione di cose brutte, chiamiamole cose brutte, cioè di gente che tutta insieme è andata ad abitare in questi territori e non avendo nessuna opportunità di lavoro ha preferito fare delle cose che non erano belle, non erano giuste, molte delle quali però in questi territori non c'entra niente con queste brutte cose, nel senso che si trova a vivere lì perché è stata costretta dopo il terremoto dell'80, non avendo una casa, lì gli è stato proposto la possibilità di abitare e quindi è andato a abitare lì. Io mi sono occupata sempre di fotografia e di scultura nella mia vita, avevo scelto di fare questo perché ho pensato che era la cosa che più mi apparteneva. E quindi quando sono stata nel 2008 invitata a pensare ad un progetto per Scampia, io in primis ho avuto difficoltà a pensare che cosa potesse essere giusto
poter fare in questi posti in cui si soffre anche se non si fa niente di brutto, perché quando dici che abiti a Scampia tutti quanti ti guardano un po' strano, no? Anche se sei una bravissima persona. E quindi ho pensato che dovevo trovare un modo per incoraggiare tutte quelle persone che sono giuste e che abitano in quei posti, o quelle altre che, non avendo avuto opportunità di scegliere, si sono trovati a fare una vita strana, con una vita, come dire, piena di sopruso, quindi ad attuare anche sopruso. E quando ho proposto, di fare una cosa che fosse al chiuso, tutti quanti gli abitanti di Scampia mi avevano detto: ma noi non siamo abituati a andare.